Piccolo bastardo racconta, veramente un gran bel libro, sì. Combinazione, ho qua una copia, guarda. Dimmi un po' com'è nato e insomma. Avevo scritto una serie di raccontini con la voce di un bambino di 9 anni e poi, grazie all'entratura in questa casa editrice strana che fa, pubblica libri di farmaconomia in realtà, e quindi ho aggiunto un po' di roba a questo bambino di 9 anni e poi ho fatto questa pazzia, di metterci anche al fondo una specie di inizio di romanzo che ho scritto quando avevo 12 anni. Passiamo invece ai tuoi libri, di poesia. I miei libri di poesia in realtà, esistono e non esistono. Ho raccolto tutte le poesie che ho scritto, che sono parecchie, sono quasi 800 pagine di roba. In un comodo libretto stampabile da lulu.com, che ti fa il print on demand, e per così quando andavo in giro a fare i reading, tutte le volte mi succedeva, importavo i fogli e poi succedeva che, dicevo, cazzo, perché non ho portato quella poesia là che mi serviva, soprattutto negli slam più che nei reading. E allora me le sono stampate tutte quante in un libricino tipo questo. Prima avevo fatto due volumi perché effettivamente erano troppi. Unire l'inutile al disdicevole, che è un bel proposito di vita, insomma, diciamo così. Poi invece ne ho fatto uno solo, ma poi, per fortuna, la tecnologia ci ha regalato l'iPad e io me lo sono comprato. E tutto E ciò adesso è ci diventato inutile, insomma. faccio con l'iPad e lì tanto c'è tutto ed è molto comodo e funziona, è una roba che funziona. Senti, parlavi di reading e di Poetry Slam, quindi ti vorrei chiedere di spiegare un po' di cosa si tratta esattamente. Il Poetry Slam. Poetry Sì. Slam è una gara fra poeti. Questi poeti, 7, 8, 9, dipende, si incontrano su un palco, leggono delle poesie, c'è una giuria popolare che dà i voti e poi c'è un mastro di cerimonia che presenta tutta la situazione. Se ci sono dei musicisti, meglio, così la serata è meno noiosa. E poi il pubblico vota. 5 persone dal pubblico fanno la giuria, votano e il più bravi, quelli che prendono i voti più alti, vanno avanti. Ci sono varie formule, scontro diretto, a girone, quello che vuoi, e poi si proclama un vincitore. Poeta in lizza, di fatto, com'è nato? È nato da Guido Catalano e da Alessandra Rack, poi mi hanno tirato dentro. È nato perché noi tre abbiamo fatto tanti Poetry Slam in passato. Alcuni belli, alcuni brutti, nel senso di organizzati male, e cerca di provare a organizzare uno slam fatto bene, uno slam divertente, spettacolare, cercando di chiamare poeti bravi. Noi abbiamo fatto una selezione feroce, feroce, avevamo 32 posti, 8 poeti a serata, ci sono arrivati quasi 80 richieste, abbiamo fatto un bando. Invece storie in lizza? Storia in Lizza invece, appunto, abbiamo continuato con questo brand, diciamo così, che ci siamo inventati della Lizza. Storia in Lizza è una cosa un po' diversa, è sempre un torneo, ma invece che fare scontrare e incontrare dei poeti, abbiamo fatto incontrare, degli storyteller, quindi persone che raccontano storie, che non si possono leggere. 5 minuti a storia, abbraccio, via andare, pubblico che vota, come al solito, stesso meccanismo dello slam, del Poetry Slam. E a me è piaciuto molto, ci siamo molto divertiti, abbiamo scoperto delle persone interessanti. È molto, molto, molto più difficile trovare dei bravi raccontatori che trovare dei bravi poeti. E come pensi che sia la situazione dell'editoria, della nuova editoria italiana a questo punto? Oh, questa è la domanda delle 100 pistole. Io continuo a leggere articoli, soprattutto americani. A quanto pare negli Stati Uniti danno già per morti sia i giornali, che i libri. Giustamente. Noi, come al solito, siamo italiani e arriviamo sempre con 3-4 anni di ritardo.
siamo dei ritardati. Però credo che sia un po' inevitabile che alla fine queste diventeranno delle robe di nicchia, ok? Sono molto belle. A me, io sono uno di quelli che gli piace annusare i libri, la Il carta, profumo le della cose. Cioè, carta, giusto? non è che sono proprio feticista, però insomma, diciamo che mi piace questo concetto. Io non esco mai di casa senza un libro in tasca, però adesso i libri ce l'ho sull'iPad. Leggevo oggi di una tipa americana che ha, stamattina leggevo, che ha scritto tipo, non so, 40 romanzi, eccetera. Gliel'hanno sempre rifiutati tutti gli editori. E lei poi li ha messi su Amazon e adesso ha fatto un sacco di soldi perché se la sono scaricati milioni di persone. E questo è un po' quello che succederà, cioè quando non c'è più filtro tutti scrivono e poi sarà il pubblico a decidere. Un'altra cosa che sbagliano questi maledetti è che non puoi far pagare un ebook più uguale alla versione cartacea perché la percezione del valore è diversa. Tu hai un oggetto fisico che deve essere trasportato, costruito, rilegato, stampato, eccetera. E ogni copia è un oggetto che esiste di per sé. L'ebook, una copia o un milione di copie, è allo stesso costo, perché è un file su un hard disk, quindi. Per i giornali, ad esempio, no? C'è una redazione che decide che cosa deve essere pubblicato e che cosa no. Anche l'editore è quello che decide che cosa pubblicherà e che cosa no, una specie di filtro di qualità, no? Così Certo, veniva inteso. non è che gli editori andranno a sparire, dovranno cambiare mestiere e dovrebbero farlo in fretta. Io sono dell'idea che le case editrici dovrebbero vendere servizi agli autori. Scrivere un libro non è, cioè, è un'operazione solitaria, sì, finché vuoi, però poi c'è bisogno degli editor, c'è bisogno di qualcuno che ti faccia le ricerche, c'è bisogno di qualcuno che ti faccia la promozione, sono un sacco di robe che possono fare le case editrici. Questa cosa del filtro, sì, va bene, però sai, poi si pubblica anche tanta schifezza, per cui io sono dell'idea che più roba c'è da leggere, meglio è. Più gente scrive, migliore è un paese.